Tracked a 22 Foxbat, abbiamo portato della bellezza ucraina qui a Ozzano 2015, l'abbiamo promesso, è un'iniziativa molto interessante, molto piacevole. E come ci è venuto in mente? Come è venuto in mente a FlySafe questa cosa, Filippo? Raccontamelo. È venuto in mente perché tanti dei nostri clienti, tanti dei nostri appassionati ce l'hanno chiesto, hanno detto fateci vedere delle bellezze ucraine e abbiamo mantenuto la promessa. 2 anni di attività per FlySafe, per la promozione di questo velivolo qua in Italia. Quali sono i piani per il futuro e qual è la novità della struttura? Guarda, noi abbiamo sempre creduto in questo aereo perché comunque lo conosciamo da diversi anni, l'abbiamo provato, ce ne siamo innamorati, l'abbiamo portato in Italia, continuiamo a credere in questo aereo e quest'anno lo vogliamo promuoverlo in tutta Italia, quindi abbiamo lanciato una campagna massiccia su internet, abbiamo chiesto collaborazioni con esperti del settore e stiamo cercando, come dicevo prima, di farlo conoscere il più possibile in Italia, perché secondo noi lo merita, è uno dei mezzi che più si può adattare per il volo ultraleggero, all'appassionato può trovare veramente un qualcosa di divertente approcciando questo aereo. Ciao Sandro, prima impressione a caldo, com'è andato il volo? Benissimo, impressione ottima. Bene, e quali le qualità riscontrate di Aeroprakt? Vabbè, chiaramente quelle sue di essere molto maneggevole, ma anche stabile. Quindi lo consigliamo. Ma sicuramente. Guido, com'è andato il volo? Che impressioni hai avuto del mezzo? Beh, delizioso, molto maneggevole. Tiene anche bene la turbolenza. Oggi poi c'è, quindi bel mezzo. Peculiarità che hai notato? Ma volo lento, maneggevole, fino a bassa velocità. No, un ottimo mezzo, performante. Cosa mi dici della visibilità? Eccezionale, quasi da elicottero. Com'è andato il volo? Come il velivolo? Cosa ne dici? Devo dire bene, un'ottima visibilità, un'ottima posizione ai comandi, anche il volantino mi ha assolutamente entusiasmato. E poi vabbè, il comportamento dinamico in volo, morbido, sincero su tutti i comandi, trovare il feeling ci ho messo praticamente circa 10 minuti, dopodiché l'aereo era quasi praticamente mio. Sicuramente si può adattare a un mercato italiano che ha fortemente bisogno di mezzi di questo tipo, dunque abbordabili come prezzo di alta qualità e con una filosofia costruttiva che punta alla semplicità di utilizzo, di manutenzione e dunque alle prestazioni. Data la robustezza e la semplicità di utilizzo, supponiamo che questo velivolo possa essere proposto alle scuole di volo. Sicuramente sì, è un aereo facile e si impara a utilizzarlo in breve tempo, la semplicità di utilizzo ci ha portato a consegnarlo alla scuola di volo, ma credo che comunque la sua gamma di utilizzo possa essere estesa anche ai privati, i piloti privati ne potrebbero rimanere affascinati, la vetratura e le caratteristiche del stall ne rendono interessantissimo anche per il privato, e quello che può dare all'appassionato è veramente qualcosa di unico. Orientativamente questo mezzo da che range di prezzo può partire? Guarda, come tutti gli aerei ultraleggeri ha una ricchissima gamma di optional. Il modello base parte da 40.000 euro e da lì ci si può sbizzarrire in scelte di ogni tipo.